Articoli 138 e 139. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera e 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile, vale a dire era modificabile con leggi ordinarie. I Costituenti invece vollero che la nostra fosse una Costituzione rigida, il cui cambiamento richiede o un'ampia convergenza delle forze politiche in Parlamento o, in alternativa, il ricorso al voto popolare. Questo non significa che la nostra Costituzione non sia modificabile, ma quello che non si volle è che la Costituzione venisse modificata per le esigenze di parte di una forza momentaneamente al governo, come si è cercato di fare sia nel 2008 che nel 2016. La modifica della Costituzione deve essere fatta in vista di un adeguamento della Costituzione all'evoluzione storica. Spesso si dice che la nostra è una Costituzione superata, si sente dire questo. In realtà il problema della nostra Costituzione non è tanto che essa sia superata, quanto che alcune parti di essa, quale ad esempio l'eguaglianza tra i cittadini, in particolare tra uomo e donna, e quale il diritto al lavoro, non sono ancora attuate. Ci sono delle parti della nostra Costituzione che non possono essere modificate. E l'articolo 139 dice che non può essere modificata la forma repubblicana, ma anche aspetti quali la libertà personale, l'eguaglianza tra i cittadini, il suffragio universale, non possono essere modificate senza che la Costituzione venga stravolta e quindi distrutta. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.